hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey. Der Lugano, quella sarà un ruolo molto importante per questa linea. E allora si comincia, vedremo le linee come sapranno darsi battaglia. Il controllo del disco vanno subito. E qui Lambrì adesso che si è piazzato. Infatti il Lugano, come diceva Goi, rimane lì. Il tiro, rete, Dario Bürgler sblocca il risultato, il gol dell'ex 1-0. E boom, fa bene anche per le Bürgler, perché lui cercava il suo primo gol, penso che non ha ancora segnato. Però davvero c'è sempre lo stesso sistema, giocano. Insidiare la porta di Koskinen. Terraneo, messo davanti, poi il tiro Koskinen, la gran parata, e poi la rete, ancora lui, Dario Bürgler, 2-0 dell'Ambrì. Parata, e dopo Bürgler che ha fatto il giro del gol e che l'ha messo, incredibile, davvero bello passaggio dell'Ilia, davvero una di partita, non potrebbe essere meglio per l'Ambrì, che è sempre difficile di venire a giocare qua. Attenzione per l'entità di ferita, il palo di Daniel Carr, è uscito Koskinen, 6-5. Occasionissimo per il gol, Solì si insinua, la conclusione di Carr, uno dei grandi ex di questa partita. Un passaggio per Alatolo che va in porta, il tiro, e non è gol. Attenzione perché esultano tutti quanti, anche i giocatori del Lugano, ma ci sarà un video review. È difficile da dire da qua, abbiamo... non lo so, vedremo sulla... questo è gol. Rete del Lugano, esultano nuovamente i tifosi di casa, ci mancherebbe. E quindi c'è il gol del 2-1, infatti non serve più di quel tanto agli arbitri per assegnare. Puck aiutato dai compagni, tutto solo Jolie, attenzione, contro Juvonen, Jolie il backhand, Juvonen. Il special team del Lugano che riesce a scalfire Lambrì, che qui va alla porta con Juvonen, Fazzini, non lo trova il disco, Fispa sentisce un po'. Rintuzzare gli attacchi del Lugano, che ancora 40 secondi di 5-3, poi comunque va 5-4, Fazzini, rete, 2-2 del Lugano. E il time out è servito. E Fazzini. Due dietro la porta, dunque il puck è salito su, subito D2D e one timer di Fazzini, niente da fare per gli aiutano. E Fazzini sempre più top scorer nei derby, gran tiro. E allora seguiamo Bürgler, allarga, attenzione, tiro, rete, Johnny Kreubüller, 6 secondi, un fulmine, 3-2 Ambrì. Ottimo passaggio del Bürgler, che ha trovato in diagonale Johnny, che ha avuto un tiro, che ha avuto anche il tempo di... E Ambrì che di squadra, una percentuale elevata, comunque... Ottimo, attenzione, la rete, il Lugano, pareggio nuovamente. Kürkauf festeggia con la squadra. Non è mai una buona idea. Che forecheck di Carr, anche un buon... Ah no, gli ha fatto perdere il disco, non era un passaggio. E Carr che ha spinto il bastone di Kneubüller, che gli è scivolato. Ricordo che capisce il momento e prova a spingere un pochettino di più. Alatalo dentro in qualche maniera, poi guerra, il tiro, rete, ma viene annullato. Attenzione, ostruzione, gol annullato. Sembra che lui ha spinto, sì, ha spinto Virtanen sul portiere, dunque è normale. Qua c'è la spinta, guarda, di Morini. Adesso, disturbato al momento del tiro dalla retroguardia bianconera, poi Zanetti, Carr dietro per Ruotsalainen, rete, Ruotsalainen, 4-3 del Lugano, primo gol. Nel frattempo, quindi un'altra situazione, scusa se ho interrotto Vic, tanto qua c'è da ripulire anche la pista. Però guardiamo adesso, no, per me è offside, guarda. È stato un buon coach challenge, però discutibile. Attenzione perché rientrano sul ghiaccio i due linesmen, si consultano con i principali, spiegano. Eh sì. E non è gol.
Zullo che viene fermato da Türkauf. Occhio che liberissimo Carr, un po' in ritardo Lilia, Carr, il tiro, Juvonen. Spacek, ha di fronte Mirko Müller, libero, attenzione Virtanen, Virtanen, prova il numero, disco che passa ma non entra. E questa volta ha detto bene. Sembrava fatta, invece no, Fazzini adesso. Numero 17 bianco-nero, si avvicina, tiro, rete, sta niente Fazzini. Il specialista dei rigori, sembra lui, sempre riesce a segnare. Deve cercare di mantenere in vita l'Ambrì, lo svedese contro Koskinen, che esce ancora, Lilia, il tiro, Koskinen dice di no. Ha appeso un filo questo derby adesso per l'Ambrì e Koskinen è stato bersagliato. Alla fine è stato comunque decisivo e vince il derby il Lugano ai rigori. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.